that's the block. Enemy red is not an option. We all listen now, we go dance and start. Sing Salavina, man, or the Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video, sono TonyGamer17. Ragazzi, stiamo nel 2021, ho fatto un video 4 anni fa e spero di ritornarci di nuovo a fare questo video su come scrivere, anzi su come fare le lettere accentuate maiuscole. Quindi, partiamo prima dalle basi. Allora, se voi avete questa tastiera senza il tastierino numerico, che sarebbe questa, significa che vi dovete accontentare dei piccoli, aspettate un attimo, ingrandisco, ecco, di questi numeri che avete sulla tastiera, quindi su una tastiera fissa, la tastiera del portatile, quindi accontentatevi di questa. Quindi 0, 1, 2, 3, 4, 5 sulle lettere. Poi sulla tastierina, vabbè, sulla tastiera che ha il tastierino numerico non ce li ha. Se ce li ha, va bene. Allora vede sia il tastierino numerico che le lettere su... Cioè avete i numeri sulle lettere. Allora, ecco cosa dobbiamo fare. Io mi sono segnato le formule, quindi metaforicamente parlo, mescoliamo, aspettate, dov'è? Ecco, mescoliamo l'uova, farina, sale, zucchero, sale, quindi mescoliamo tutto insieme ed esce fuori la lettera accentuata. Ad esempio, se io adesso scrivo, dobbiamo tenere premuto alt, no alt gr, ma l'altro alt, quello là a sinistra, quindi premo alt, lo tengo premuto, più facciamo 0200, esce così la lettera E accentuata maiuscola. Ora facciamo la A accentuata, quindi alt più 0192, quindi 0192 A accentuata. Quindi chi ha la tastiera con il tastierino numerico lo faccia, cioè esegue i comandi sul tastierino numerico. Quindi io premo alt sulla tastiera, e per chi ha la tastiera con il tastierino numerico basta premere ok alt, dov'è? 144. Faccio un'altra E ma con un altro accento, premo di nuovo invio, faccio alt più 222, la I con la accento maiuscola, e abbiamo fatto. Quindi invece per chi ha questa tastiera con i numeri sulle lettere basta fare lo stesso procedimento come quella della tastiera numerica, cioè con il tastierino numerico, fare lo stesso procedimento però facendo alt m k mm, capito? Quindi se adesso faccio con un'altra tastiera che ho collegata, ok, premo un attimo, faccio alt, quindi m KK, no, K, e premo MM. Ecco qua. Visto? Non ci vuole niente. Quindi, vi zoomo nell'editing le lettere, vi zoomo tutto, quello che volete. Quindi, grazie a tutti per questa visione. Lascia like se il video ti è stato utile. Iscriviti anche al canale e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao a tutti!